Oggi il tessuto su cui voglio costruire la nostra riflessione è un tessuto a tutti gli effetti, perché oggi vorrei parlare di moda, anzi parleremo di moda. Parliamo quindi di un settore che da un punto di vista della sostenibilità e in particolare proprio della sostenibilità agita, che è quella di cui noi ci occupiamo, no? Con la società sostenibile, è chiamato in causa fortemente. Sono tantissime le issue, i problemi chiave, i temi chiave su cui questo settore è chiamato ad intervenire, su cui è chiamato in causa da tantissimi anni. Io ho provato a cercare alcuni dati interessanti da fonti che io ritengo molto autorevoli. Per esempio, c'è Good on You è la principale piattaforma di valutazione del settore moda, che utilizza dei criteri molto stringenti per valutare appunto il livello reale di sostenibilità che viene agito nel mondo moda da tantissimi punti di vista. Altre fonti importanti hanno parlato di moda. Per esempio, la Fondazione Ellen MacArthur. La Fondazione Ellen MacArthur, che si occupa di innovazione, si occupa di circolarità, quindi di processo circolare, ha molto lavorato sul settore moda per vedere quanto, per esempio, le tre R della circolarità, il classico reduce, reuse, recycle, sia o possa essere per il futuro realmente applicato al mondo moda. E poi ci sono il World Economic Forum, il McKinsey Climate Report, che si sono interessati fortemente a questo settore e che ci forniscono dei numeri che ci danno un quadro interessante, un quadro interessante su cui poter fondare poi delle azioni per il presente e anche e soprattutto per il futuro. Per esempio, quali sono queste issue? Se noi pensiamo anche da consumatori al classico fine ciclo di vita del prodotto moda, quando butterò, quando non utilizzerò più questa maglietta. Bene, quello che accade nel settore a livello mondiale è che solo l'1% di ciò che non utilizziamo più verrà effettivamente riciclato. Il 73% finirà in discarica, quindi l'1% riciclato e il resto finirà non si sa dove, il 73% finirà in discarica. Poi c'è il tema dell'inquinamento chimico, dovuto soprattutto all'utilizzo di coloranti chimici all'interno del settore moda. Ebbene, il settore moda è il secondo più grande inquinatore di acqua pulita a livello mondiale, proprio a causa dei coloranti chimici che vanno ad inquinare poi le acque. Poi c'è il tema degli animali. Il tema degli animali, l'utilizzo quindi degli animali nel mondo delle pelli, nel mondo delle pellicce, in generale nel mondo della lana anche, per esempio. Bene, si stima, leggo, che più di 2 miliardi di animali vengono utilizzati ogni anno in questi settori legati alla moda. Rispetto all'utilizzo dell'acqua, sapete che per produrre una maglietta con un processo tradizionale, una maglietta di cotone con un processo tradizionale, vengono utilizzati 713 litri d'acqua. 713 litri d'acqua è ciò che una persona può bere in 2 anni e mezzo. Quindi, secondo le Nazioni Unite, il settore moda è il settore che consuma maggiormente acqua a livello mondiale. E poi ci sono le emissioni di CO2, c'è il tema delle persone, quindi delle condizioni di lavoro all'interno del settore moda. Dunque, non è banale dire, anzi, è assolutamente realistico dire che è un settore che è fortemente chiamato in causa in termini di sostenibilità. Ma c'è una buona notizia in tutto questo, certamente le buone notizie cominciano ad esserci. Credo che tutti stiano leggendo, stiano verificando con i dati alla mano, che effettivamente il settore de della moda sta maturando consapevolezza rispetto al tema della sostenibilità. È notizia, per esempio, no, di, non, di poche settimane fa, mi sembra, sono stati dati dei premi per la sostenibilità e il settore moda era proprio uno dei primi, no? Dei premiati, dei settori premiati, perché alcune cose stanno accadendo. Sempre Good on You, proprio perché mi piace fare riferimento a dei fatti che siano realmente concreti, attraverso i suoi criteri molto stringenti di valutazione, fa anche qualcosa di diverso. Dice: benissimo, se questa è la issue, chi sono, se ci sono, dei change maker, cioè coloro che stanno effettivamente facendo qualcosa? Ne cito solamente alcuni. Per esempio, abbiamo citato il problema della fine vita, la fine del ciclo di vita
di un capo di abbigliamento. Secondo Good on You, il change maker in questo momento che sta facendo qualcosa di molto interessante è Levi's con il progetto Redon, rivalutare i vecchi jeans, riprendere, recuperare i vecchi jeans per produrre dei jeans, del denim nuovo, quindi di fatto allunga il ciclo di vita del denim. Rispetto all'inquinamento chimico, abbiamo detto l'utilizzo soprattutto della chimica nei coloranti ha un impatto sull'ambiente molto elevato. Patagonia è un nome che rispetto alla sostenibilità del mondo moda è un po' un riferimento, lo potremmo citare per tante azioni virtuose. Ecco, rispetto a questo tema dell'inquinamento chimico, Patagonia ha studiato dei coloranti sintetici che non hanno impatto perché utilizzano una minore quantità di acqua, di sostanze chimiche, di energia per colorare appunto i tessuti. Abbiamo citato il problema degli animali. Bene, rispetto agli animali è proprio Good on You che cita un change maker e parla di Save the Duck. Che cosa fa Save the Duck? Save the Duck utilizza, al posto delle piume derivanti dalle oche, utilizza una piuma chiamata Plumtech. È un'alternativa, è una piuma sintetica per costruire le proprie giacche. Qual è il risultato di tutto questo? Si stima che abbia salvato la vita a 18 milioni di uccelli questo materiale.